Euro Regione News. Anno nuovo, speranze vecchie. La situazione delle aziende che in particolare in Friuli Venezia Giulia conoscono l'importanza della formazione del personale a tutti i livelli per incrementare e migliorare la produttività, analizzata da Loris Comisso, uno dei più importanti formatori. Siamo qua a tirare le somme alla fine dell'anno rispetto a un anno di formazione nelle aziende. È stato un anno intenso, produttivo e utile. Ancora di più quest'anno le aziende hanno voluto mettersi in gioco e investire su quello che è il capitale intangibile, ma è il capitale delle aziende, ovvero sia le persone. Un anno in cui ho notato attraverso gli incontri pubblici una sempre maggiore partecipazione e il desiderio sempre più spinto di andare a scoprire, a vedere, a toccare quelle che sono le strategie che possono migliorare le aziende, non solo per avere maggiore fatturato, maggiori soldi, che sono quello che spesso ha mosso le aziende nell'andare a fare formazione, ma semplicemente per arricchire le proprie aziende di quei valori che spesso e volentieri per inseguire soldi e fatturato abbiamo perso. Ecco, forse credo che sia qua il nocciolo della questione, che quest'anno piano piano ho visto rinnovare e cambiare come percezione. Non più faccio formazione per guadagnare più soldi e più fatturato, ma guadagnare più soldi e più fatturato sono la diretta conseguenza, in diretta proporzione alla capacità delle persone di essere cresciute prima ancora come uomini che come professionisti. Mi auguro che il 2019 continui su questa scia, una scia fatta di sviluppo, di innovazione e di apertura al nuovo. Un'apertura al nuovo che spesso si sente decantare nei mass media o da qualsiasi altro genere di canale di comunicazione. Un'apertura al nuovo che in ogni caso ci fa paura, che in ogni caso di fronte a qualcosa di nuovo abbiamo sempre una sorta di resistenza. Ecco, è quel qualcosa di nuovo poi che alla fine, col guardarci indietro, nel guardarci indietro a ritroso nel tempo, sappiamo che era la cosa giusta da fare. Formare le persone vuol dire formare il capitale più importante che c'è in questo momento. D'altronde puoi avere anche la più bella, la più innovativa, la più tecnologica macchina che c'è sul mercato, averci speso milioni di euro, ma se non hai la persona che la sa funzionare, quella macchina non ti fa ottenere i benefici che magari avevi come aspettativa. Vi auguro un buon anno e soprattutto un anno 2019 che sarebbe utile, è utile avere come risultato un capolavoro. Dal Medio Friuli per Euro Regione News, Marco Mascioni. Euro Regione News.